L'eroe che ritorna per portare a termine la sua avventura deve sopravvivere all'urto del mondo. Dall'eroe dai mille volti di Joseph Campbell. A mani nude. Guarda le nuvole, mi disse un giorno mio padre. Guarda sempre le nuvole. Le nuvole cambiano, sanno cambiare e adattarsi. Si trasformano secondo ogni evenienza, talvolta in tartarughe, talvolta in uccelli, talvolta in tigri. Anche in cuori se occorre. Io saprò fare come le nuvole da grande, papà, risposi. Da bambino adoravo cavalcare sul dorso della fantasia. Mentre tu mi raccontavi le storie dei grandi eroi, quella dell'invincibile Achille, dell'astuto Ulisse e del coraggioso Prometeo. Ti guardavo con gli occhi che brillavano di curiosità, ripetendomi che un giorno sarei stato come loro, o perlomeno ci avrei provato. Ma io non ho nessuna armatura che mi protegga. Ho solo un centimetro di pelle per difendermi dal mondo. Cicatrici e sbucciature ricamano il mio corpo. Non ho lance né frecce con cui combattere. Non ho un cavallo bianco che mi accompagni e non ho un esercito ad affiancarmi. Non ho principesse da salvare. Sono solo nell'arena a lottare contro le mie paure. Ulisse disse di chiamarsi nessuno per fuggire all'ira del ciclope. Io, invece, sono nessuno quando mi chiudono fuori dai cancelli della fabbrica. E nessuno mi sento quando torno a casa e temo di non avere più nulla da dare. Sono diventato un Achille stanco, un Ulisse fermo, una penna che non scrive, un foglio abbandonato ai bordi della strada. L'ingranaggio arrugginito del mio cuore è affaticato. Esistono ancora le nuvole. Una volta mio figlio mi ha chiesto di che cosa avevo paura. Come faccio a spiegargli che ho paura del domani e che a volte vorrei dargli di più di tutto questo? Che ho paura dell'incertezza perché le porte del futuro sono chiuse e io sono rimasto fuori. Ho paura di arrendermi, di non farcela, di rimanere preda dei venti. Ma poi guardo nei suoi occhi, quegli occhi in cui trapela la voglia di crescere, di scavalcare ostacoli, la voglia di correre, di gioire, ma soprattutto il bisogno di credere. E allora penso che anche Achille aveva un punto debole. Ma nonostante questo, è partito, pur sapendo che da Troia non sarebbe più tornato. Perché a volte è più semplice lasciarsi prendere dallo sconforto e abbandonare le armi. Perché tutti abbiamo paura, ma gli eroi esistono ancora. Hanno solo cambiato corazza, non hanno più le armi, ma si difendono come possono. A mani nude. È un eroe che brucia ancora di passione per il proprio lavoro, nonostante le interminabili file alle agenzie interinali. È un eroe che riesce a pensare con fiducia al domani. È un eroe che crede ancora in qualcosa e resta aggrappato ad un valore o semplicemente ad un'idea. È un eroe che impara ad accontentarsi o che continua a non accontentarsi mai. E anche chi ha il coraggio di riunire un gruppo di persone nel cuore per portarsele via in un paese straniero. E allora ripenso alle parole di mio padre. Essere noi gli eroi di noi stessi. Imparando ad adattarci e a trasformarci, come fanno le nuvole.